Ci troviamo davanti alla grande bugia chiamata Ray Tracing. Infatti oggi è arrivata la patch 1.09 per Elden Ring. Ci sono un sacco di bilanciamenti, un sacco di debuff, un sacco di cose, ragazzi. E quella più importante, funziona a caso. Ciao a tutti e bentornati su Top Games. Io come sempre sono Andrea e da quello che avrete già capito oggi si parla di frustrazione, l'ennesima frustrazione che ci porta in casa Elden Ring. Non bastava già tutto quello che abbiamo passato fino ad oggi, si ritorna a punto e a capo. Mi sembra di essere al day one. Mi raccomando, prima di iniziare iscrivetevi al canale e attivate la campanella. È gratis per voi ma è gratificante per noi perché ci aiutate a crescere, a migliorare e a portarvi contenuti sempre più belli. E se avete voglia anche di supportare il canale, qua sotto trovate sia gli abbonamenti che i super grazie. Era il day one di Elden Ring. Il gioco usciva e sceglieva a caso su che computer funzionare. Scusatemi se in questo discorso non includerò le console, ragazzi, ma è un concetto un po' più ampio del mero funzionava su PlayStation 5, non su Xbox, eccetera. Abbiamo davanti un videogioco che sceglie arbitrariamente e senza nessuna logica il computer sul quale vuole funzionare oggi. Vi faccio un attimino l'elenco dei computer su cui ho provato Elden Ring e che ho a disposizione. Ho un computer di MSI con una 3090 Ti, ragazzi. Ho un Lenovo con una 3070 Ti. Ho un PC fisso a casa con una 3060. Ho un altro PC fisso qua in studio che mi ha mandato ultimamente MSI con un'altra 3060. Come avete sentito, ho due computer fissi con la stessa identica scheda da video. Uno ha 16 GB di RAM, l'altro ne ha 64, uno ha 2.6 GHz di processore, l'altro ne ha 3.2. Secondo voi su quale funziona? Ovviamente su quello più piccolo, cioè quello con meno roba. Non è per fare sempre quello che parla male o quello che si arrabbia per queste cose, ma quello che vedete qua, ragazzi, è uno dei tanti tentativi di avvio che ho fatto su una 3070 Ti. E la stessa cosa è avvenuta sul PC di cui vi parlavo prima, con 64 GB di RAM, 3.2 GHz di processore e una 3060. Ora, tutto ciò nel 2023 non è assolutamente ammissibile, non lo accetto perché io il gioco l'ho pagato a prezzo pieno. Tolto che doveva essere funzionante al 100% un anno fa, ma te la facciamo passare ai 20 giorni, un mese per sistemare un gioco che hai fatto uscire un po' di corsa, con un po' di negligenza, con i paraocchi, va bene, può succedere ragazzi, può succedere tutto e lo capiamo, da giocatori PC siamo abituati a soffrire per le ottimizzazioni. Lo sappiamo già in partenza. Però oggi, dopo un anno, tu non puoi fare una patch che mi riduce il gioco ad un colabrodo anziché migliorarlo. Cioè, c'è qualcosa che non va in questo tragitto. Cioè, sedetevi un attimino al tavolo e parlate. E come ho detto sull'altro canale dove prendo un po' in giro i Souls, se proprio ce n'avete per il belino di fare un'ottimizzazione decente, andate su Fiverr, prendete un plotone di indianini a 10 euro al giorno e glielo fate fare a loro. Addirittura From Software alla fine della patch mette un disclaimer in pratica dove dice: state attenti perché attivare ray tracing potrebbe pesare oltremodo sulla GPU del vostro dispositivo, quindi ci potrebbe essere un forte calo di frame rate. Ecco. E secondo voi, dopo vari tentativi, ce l'ho fatta a giocare con ray tracing attivo? La risposta è sì, ragazzi, e ora vi faccio vedere anche le differenze. Partiamo da un concetto. Io gioco con tutto al massimo su Elden Ring, su qualsiasi dispositivo io stia giocando. Di conseguenza, aggiungendo ray tracing, la prima cosa di cui mi rendo conto è che vado a perdere della gamma cromatica per acquisire del dettaglio. Di fatto, le texture sono più dettagliate, sono più minuziose, ma hanno meno colori. Perché se guardo a destra dove il ray tracing non è attivo, ho una gamma cromatica molto più ampia rispetto che l'immagine che si vede a sinistra. È molto più bella l'immagine di sinistra perché c'è una profondità di campo, questa nebbiolina, questa foschia che diventa sempre più densa man mano che lo sguardo va verso l'orizzonte, mi piace da morire, ma di fatto l'immagine diventa
tendenzialmente grigia. Dall'altra parte invece io ho la bellezza di colori vivi, pieni e soprattutto brillanti. Una cosa che perdo è la profondità di campo, di conseguenza ho un'immagine molto più plain. Altre cose da far notare, sì, ci sono più riflessi nell'acqua, ma dove è presente l'ombra? Fateci caso mentre giro, dove c'è l'ombra si vedono alcuni riflessi e sono molto carini da vedere, ma tutto ciò che è al di fuori di un qualcosa di scuro, da una traccia scura che si riflette sull'acqua, perde un pochino, diventa un po' un pantone. Cosa che dall'altra parte, dove il ray tracing non c'è, non abbiamo, ma chi se ne frega? Sì, cioè, scusate. Parliamo delle vere differenze di tutto questo? A sinistra andiamo a 40 fps, a destra andiamo a 170. Purtroppo nel 2023 devo ancora scegliere se giocare con una fluidità elevata oppure se avere una bella grafica. Non mi sembra giusto. So che è un cattivissimo termine da utilizzare e mi scuso, ma è una gigantesca presa in giro. Non siamo ancora pronti a questa tecnologia. Il fatto di aver investito un sacco di soldi in computer performanti, in schede video performanti e in cose allucinanti per migliorare la nostra qualità di vita all'interno di un videogioco è una gigantesca presa in giro. Non siamo pronti e nemmeno loro. Mi spiace. La patch però non è fatta di solo ray tracing, ragazzi, ray tracing a cui manca un DLSS, ma è fatta anche di modifiche al gameplay. Infatti hanno rimesso a posto un po' la situazione del PvP, dove c'erano dei danni esageratamente sgravati e a quanto pare dalla lista, tipo tutti, ridotti i danni degli attacchi in salto, ridotti i danni degli attacchi pesanti, ridotti i danni degli attacchi leggeri, ridotti i danni degli attacchi pesanti in salto, ridotti i danni degli attacchi leggeri in salto, ridotti i danni degli attacchi caricati pesanti, ridotti i danni delle armi leggere, ridotti i danni delle armi pesanti, ridotti i danni delle armi colossali. In pratica ti hanno ridotto i danni di tutto. In questo modo il PvP dura di più. E oltretutto hanno dato anche un periodo di immortalità quando il personaggio respawna. Così non può essere colpito subito. Ovviamente, oltre a tutte queste cose inutili, hanno anche fatto altre cose inutili, tipo correggere dei piccoli bug che ormai non si guardava più nessuno, e ovviamente avranno corretto qualche farm da caduta, che andremo ovviamente a vedere in questi giorni, quindi non vi preoccupate, vi diremo quali sono quelle ancora attive e quelle ancora funzionanti. Che dire, fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, ragazzi, di questa patch 1.09. Io mi aspettavo un miglioramento, che di fatto, giocando senza ray tracing, c'è, perché abbiamo un maggior numero di dettagli da vedere sullo schermo, questo è vero. Però nel momento in cui io accendo il ray tracing, non mi scappa il wow, ecco, sono un po' deluso, decisamente deluso anzi. Mi aspettavo un qualcosina di più e soprattutto mi aspettavo un DLSS che avrebbe ottimizzato tutta questa situazione rendendola molto meno frustrante e più ottimale, soprattutto più sostenibile da chi non ha una 4090 ad esempio. Ecco, questa sarebbe stata proprio un'ottima idea. Mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale e attivate la campanella, è gratis per voi ma è gratificante per noi perché ci aiutate a crescere, a migliorare e a portarvi contenuti sempre più belli. E se vi fa piacere potete sostenere il canale attivamente con gli abbonamenti e i super grazie che trovate qui sotto. Ciao a tutti e ci vediamo in un prossimo video.